Gods and Wine, siamo sulla spiaggia, siamo al fresco, però ecco, questa è un'estate caratterizzata dalla canicola, dalle temperature, e siamo in un territorio un po' incognito anche per la vernaccia, che per ora possiamo dire che questo global warming alla vernaccia ha fatto quasi bene, Lorenzo? Ma ora quasi bene è un po' eccessivo, ma insomma diciamo che aiuta a apprezzare i vini che hanno una bella salinità come la vernaccia, ecco, diciamo che noi dalla parte dei produttori abbiamo necessità di cambiare il modo di produrre e di tutelare le nostre vigne contro i grandi periodi di protezione con le foglie, anche fare scorta di acqua nel periodo invernale primaverile in modo che le piante non soffrano più di tanto, perché molte persone credono che noi possiamo, abbiamo la possibilità di irrigare i vigneti, cosa che non è. Cioè dovresti avere innanzitutto fare l'irrigazione a pioggia lì, dovrebbe essere consentito per legge se è un'emergenza, quindi solo emergenza. E poi quando viene dichiarata l'emergenza, ora è già tardi, perché in realtà bisognerebbe irrigare a marzo, no? Giusto per spiegare in tre parole. Sì, infatti, infatti. Non è che uno butta una sistola sul vigneto. No, l'irrigazione non fa parte del nostro mestiere, non abbiamo impianti di irrigazione e soprattutto non abbiamo a disposizione acqua. Quindi dobbiamo soltanto lavorare con l'umidità del terreno, ecco, e fare scorta di acqua. Questa 2021 abbiamo nel bicchiere già un'annata figlia di una, è una vernaccia figlia di un'annata già abbastanza calda, no? La 21, quindi nasi abbastanza tropicali, abbastanza importanti, e direi che in questo bicchiere poi quello che lo salva è proprio la nota sapida, la nota gessosa. Sì. Ora questa vernaccia in particolare è stata imbottigliata 20 giorni fa per riassortirla, quindi ha tutto da crescere. Però ecco, conoscendo la sorella, cioè quella che è stata imbottigliata a febbraio, ha la capacità di tirare fuori in bottiglia dei profumi meravigliosi. La vernaccia è un vino che per, diciamo, in questo caso la pandemia gli ha voluto bene, nel senso che ha spostato indietro il rilascio di alcune annate e ha fatto capire che la vernaccia, fra tutti i vini bianchi italiani, è uno di quelli da assolutamente non bere così giovane. Tant'è che in casa Lucia Libagno c'è anche questa Mare Terra, che è la riserva o la selezione? Questa è la nostra riserva. La riserva che esce non un anno dopo, non due anni dopo, non tre anni dopo, ma... Cinque anni dopo. Quindi per darvi l'idea della dimensione della complessità della vernaccia a lungo. Sì, e questa cosa non è stata scelta fin dall'inizio, Andrea, è stata una cosa che è cresciuta nel tempo. Cioè noi ci siamo accorti che la vernaccia, la nostra Mare Terra, cresceva in bottiglia. E se io la presentavo troppo giovane, nessuno la capiva. No, era incompleta perché il legno ancora non era amalgamato, il passaggio al legno che noi gli facciamo non era ancora amalgamato con il vino e quindi era, diciamo, ancora imperfetta. No, questa è in effetti la bellezza di assaggiarla ora al naso, ovviamente dalla canfora all'anice, al miele, le note candite, gli agrumi, un tocco tropicale, ci si sente veramente un grande microcosmo, e poi questa nota sapida, gessosa, affilata, speziata, che veramente la vernaccia ha dentro, ma veramente bisogno di tempo per esprimersi. E in bocca sembra comunque un vino, ha la piacevolezza, la freschezza di un vino del 2021, questa è la particolarità. Questa è la 16? Questa è la 2017, l'ultima che abbiamo in commercio. Quindi pensate, bere un vino bianco 17 e cominciare a bere dal 17, questa è la grande magia di San Gimignano, che secondo me il grande caldo non lo metterà in discussione. No, speriamo di no, e in particolare questa vernaccia viene da alcuni nostri vigneti posizionati piuttosto alti, come altitudine a 320 metri, e quindi diciamo mantengono comunque una grande freschezza, ecco, quindi la freschezza è una parte essenziale del nostro lavoro. Dei bianchi e della vita che vogliamo anche in un'estate come questa. Grazie mille, Lorenzo. Alla vostra.